nascondere il profumo dolce della tensione. È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sono le sole parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore. Penso solo a te, dimmi perché quando vedo, vedo solo te, dimmi perché quando credo, credo solo in te. Stupidi da ricordare, maledette notti per sé non dormire, altre farò amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando pensi, penso solo a te. Perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore, dimmi che fai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei. Grazie per essere qui. Io forse non mi sento in spia, o mi sento basso in spia, o sento troppa musica in spia. Allora, ok, adesso a me. Dicevo, buonasera, benvenuti. Quarta edizione del premio 91023, eccellenze delle Isole Egadi. Il premio ormai lo conoscete, insomma, è la serata evento che si svolge ogni anno qui a Favignana, che vuole dare dei riconoscimenti a chi fatto qualcosa per questo territorio, per le isole, ed è un evento organizzato dalla Proloco Isole Egadi, che ringraziamo subito, così come ringrazierei subito con un forte applauso il cantante che avete ascoltato poco fa e che ci intratterrà questa sera, Toti Lofaso, che si è esibito Lofaso del Marsalese. Ha cantato un brano, cantato Grande Amore, un brano con il quale, grazie al quale un altro marsalese, Ignazio Boschetto, ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015.
Ok, bene, data passata questa informazione che sicuramente sapevate tutti, non sarò da solo questa sera qui su questo palco, si dice, che se in realtà un vero e proprio palco non è. Insieme a me ci sarà Iana Cardinale. Buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia. Buonasera Nini, siamo in questa location meravigliosa. Bella. Io davvero farei un applauso anche al titolare per, insomma, per averci accolto in questo luogo così curato, così bello. Bella. E complimenti soprattutto. Complimenti. Allora, siamo alla quarta edizione del premio 91023, eccellenze delle Isole Egadi. Dicevamo, un evento organizzato dalla Proloco Isole Egadi, guidata dal presidente Massimiliano Saladino e con la direzione artistica di Filippo Peralta. L'evento quest'anno ha ottenuto il patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana e il sostegno di alcuni sponsor che in questi anni non hanno mai smesso di sostenere le iniziative portate avanti dalla Proloco Isole Egadi per la promozione del territorio. Io ringrazio per la presenza qui e saluto il presidente del Consiglio Comunale delle Isole Egadi, Ignazio Galuppo. Le aziende che vogliamo ringraziare questa sera sono la SEA, Società Elettrica di Favignana, le Cantine in Torcia, Vitaggio SRL, Forniture per Ufficio. Bene, a questo punto io chiamerei qui su questo, chiamiamolo palco ancora perché ci piace, il patron, insomma, dell'evento, il direttore artistico del premio 91023, Filippo Peralta. Eccoci qua, buonasera, buonasera Iana. Buonasera a noi, buonasera. Buonasera per lo scatto felino, l'ultimo. Sì, siamo in queste giornate, abbiamo corso tanto, quindi esatto. Siamo ben allenati. Buonasera, benvenuti a tutti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti per l'hotel Cave Bianche che ci ha reso disponibili. Ringrazio tutto lo staff veramente di cuore. Siamo arrivati alla quarta edizione del premio 91023. L'evento di eccellenza delle Isole Egadi, evento che la Proloco Isole Egadi ha voluto sposare e portare avanti grazie al presidente Massimo Saladino, che diciamo mi segue in tutte le iniziative che gli prospetto durante l'anno. Lui è super impegnato, ma riusciamo sempre di giorno e di notte comunque a fare riunioni e portare avanti i nostri progetti. Quindi direi di poter iniziare subito con... Entriamo nel vivo di questa serata e invitiamo a raggiungerci qui sul palco proprio il presidente della Proloco Isole Egadi di Massimiliano Saladino e con lui l'onorevole Stefano Pellegrino, che è il presidente della Commissione Affari Istituzionali all'ARS. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Benvenuti. Presidente, allora facciamo un bilancio di questi primi 4 anni della Proloco, intanto, perché la Proloco coincide con gli anni del premio più o meno, no? Diciamo di sì, che la Proloco è nata nel 2017, dopo aver interpellato 8 miei amici imprenditori, 6 hanno dato il sì, 2 non erano così convinti, abbiamo costituito la Proloco e così, per quell'oggetto per cui nasce la Proloco, per far turismo e promuovere il territorio, fino ad oggi questo è stato fatto. Il premio lo dimostra. Abbiamo cominciato con tanti sacrifici, abbiamo fatto delle umili cose, però fatte bene. Abbiamo fatto il gemellaggio col Trentino, abbiamo partecipato sulla scuola dell'Egadi, soprattutto nel periodo natalizio. Abbiamo fatto degli eventi e questa punta, che è il premio 91023 per i riconoscimenti. Siamo alla quarta edizione, abbastanza soddisfatti di tutto ciò. Parliamo invece brevemente un attimo anche del futuro della Proloco, che cosa succederà? Allora, il futuro della Proloco, il mandato si conclude in una Proloco di un presidente 4 anni, quindi il prossimo anno, nel 2021, il sottoscritto non sarà più presidente pure per volontà. Ho già dato una mission, comincia da pure una fine, non può durare sempre. E spero di aver dato in questi 4 anni il tutto finché questa macchina, questo strumento, possa essere utilizzato in futuro al meglio possibile, anche perché ha una forte potenzialità.
Presidente ci ha dato questa notizia che non sarà più appunto lui a capo della Proloco, grazie comunque per tutto quello che ha fatto e che farà fino alla fine del mandato. Onorevole Pellegrino, allora buonasera, buonasera e benvenuto. A voi. Le istituzioni come possono interagire con enti privati come appunto la Proloco per contribuire allo sviluppo turistico e alla promozione di un territorio? Ma la sinergia con le Proloco e con gli enti privati da parte degli enti pubblici è assolutamente ormai necessaria, imprescindibile. Devo dire. Faccio anche a lei una domanda sul futuro, nella fattispecie sulla promozione delle isole, che prospettive ci sono, promozione turistica ovviamente? Ma le prospettive, sapete che con lo strumento finanziario sono stati stanziati 1 miliardo e 700 milioni di euro per tutte le attività, sia turistiche che produttive, e per le attività collaterali e soprattutto per le attività culturali, per l'istruzione e per tutto il resto, e anche per soprattutto sostenere le attività delle isole, che sono state tenute in considerazione, in particolare in considerazione per la loro marginalità nella marginalità, perché noi siamo marginali al sud e ancora le isole sono marginali rispetto alla marginalità del sud. Quindi ci sono dei finanziamenti che partiranno, perché abbiamo dovuto poi modificare e rimodulare i finanziamenti che provenivano dall'Europa, che erano per esempio per le infrastrutture, e rimodularle per i disagi e le deficienze strutturali e anche che si erano venute a creare per via del Covid. Quindi abbiamo dovuto attendere da Roma intanto un primo placet per quanto riguarda i primi 400 milioni, che andranno poi ora spalmati per le diverse attività anche e soprattutto delle isole. Grazie a voi. Tanto. Bene, allora vogliamo andare un po' più avanti, sì. Intanto, perché altrimenti ecco così. Se no il palco poi è troppo alto, ma non ci vedono bene. Allora, intanto volevo farvi vedere, così Filippo ha in mano il premio, che uno si chiede, entra un signore con questo, dice che cos'è, è il premio di quest'anno. Filippo, ce ne vuoi parlare? In realtà già lo scorso anno avevamo deciso di non conferire la classica targa che si fa usualmente in queste occasioni, ma già dallo scorso anno abbiamo modificato il simbolo del nostro premio, dedicandolo al rostro della battaglia delle Egadi, e nel premio c'è inciso il ricordo del professore Sebastiano Tosa, che ha ricevuto il premio il primo anno. Quindi sì, dallo scorso anno il premio è raffigurato in un rostro. Bene, allora vogliamo, restate qui voi insieme a noi per consegnare il primo premio. Non Filippo, ecco, va a prendere il primo premio non in termini di cioè nell'ordine di arrivo, ma in ordine di consegna. Quindi il primo premio di questa sera, che alcuni sono già stati annunciati, insomma, quindi avete avuto modo anche di apprendere, diciamo, in questa volta, a differenza degli altri anni, non è una sorpresa, un po' li abbiamo svelati, ecco, anche per farvi arrivare qui preparati in questo posto meraviglioso. Allora Filippo, siamo pronti per leggere la prima motivazione per la consegna del premio? Allora, il primo premio lo daremo alla Soprintendenza del Mare, quindi invito la dottoressa Valeria Livigni a raggiungerci per la consegna del premio. Ci tengo a leggere la motivazione per cui conferiamo il premio alla Soprintendenza del Mare. Alla Soprintendenza del Mare per il grande impulso dato con determinazione, perseveranza e competenza alle complesse operazioni di ricerca che hanno consentito alle Isole Egadi di arricchire la collezione di importanti reperti, rinnovando successi e obiettivi sul recupero dei resti della battaglia dell'Egadi, un modello creato con risorse siciliane grazie alla sinergia con prestigiosi enti di ricerca, università e organizzazioni che portano avanti una mirata attività di approfondimento della ricerca subacquea, che ha dato grandi risultati in termini di arricchimento del patrimonio culturale e di visibilità della Sicilia nel mondo. Per questo conferiamo il premio 91023 Eccellenze delle Isole Egadi alla Soprintendenza del Mare. Consegna l'onorevole Pellegrino. Bene.
ringraziamento di questa sera. Diana. Sì, lo spazio brevemente dell'intervista. Venga. Allora, possiamo fare un breve bilancio di quello che avete effettuato qui nelle isole per quanto riguarda la ricerca subacquea e preannunciamo quello che avete intenzione di fare. Sappiamo che lei ha dei progetti perché vuole portare avanti il grande lavoro iniziato da Sebastiano Tusa, cittadino onorario delle isole. Certo, è con grande onore che ricevo questo premio ed è per me una gratificazione per quello che è stata la Soprintendenza del Mare, creata da un grande uomo qual era Sebastiano Tusa, che veramente ha creato un'eccellenza unica al mondo che tutti ci invidiano, e soprattutto proseguire sulla sua scia su quello che era uno degli obiettivi principali, cioè portare avanti la ricerca, lo studio, ma anche la valorizzazione. E tant'è vero che proprio le isole Egadi erano nel suo cuore, tant'è che proprio sulle isole Egadi lui ha studiato tantissimo, ha iniziato da una ricerca tradizionale, partendo proprio dal contatto con i cittadini delle isole Egadi, dalle informazioni che poteva ricevere dai pescatori, dagli uomini che vivevano queste isole, per poi continuare con una ricerca tradizionale e infine strumentale che ha portato alla scoperta sensazionale che ha consentito di cambiare una pagina della storia. Quindi diciamo, dalle notizie e dalle informazioni dei libri di storia che la battaglia delle Egadi si era combattuta a Cala Rossa, Sebastiano è riuscita a cambiare attraverso una ricerca e una documentazione scientifica validissima. Ma la Soprintendenza, sempre sulla scia e sulle orme di Sebastiano, continua a focalizzare la sua attenzione su questo mare. A luglio abbiamo avuto gli autofondalisti della GUE che hanno fatto un lavoro attento di recupero dei nostri itinerari sommersi, perché chiaramente questi itinerari vanno mantenuti, vanno curati e vanno sempre attenzionati. Ma anche ora, proprio domani, inizia una summer school di archeometria. Qui con me ci sono, oltre i miei collaboratori della Soprintendenza del Mare, professori che vengono dalla Germania, dall'Italia, che verranno a dialogare e a discutere sul sistema di indagine, di diagnostica sui reperti, cioè prima di intervenire col restauro, approfondire e verificare quale può essere la natura del bene e come intervenire nel migliore dei modi senza danneggiare il bene. Quindi continuiamo su questa scia. Poc'anzi mi chiedeva l'onorevole se abbiamo intenzione di portare i rostri nelle altre isole, a Marettimo in particolare. Sicuramente si farà, però lei mi deve promettere che farà un bel progetto di allestimento e che noi riusciremo veramente a valorizzare questo patrimonio e questi beni meravigliosi che abbiamo, perché soltanto attraverso un racconto, attraverso un'esposizione ragionata, i visitatori possono capire di che cosa stiamo parlando, il valore di questo mare, di questo tesoro che conserva veramente un mondo da scoprire, da studiare e da valorizzare, così come aveva fatto Sebastiano Tusa. E se mi consentite, questo premio voglio dedicarlo a Sebastiano, perché veramente senza di lui tutto quello che vediamo e che facciamo non ci sarebbe stato. Quindi grazie di cuore, davvero. Bene, grazie. Allora consegniamo il premio ufficialmente. Onorevole Stefano Pellegrino consegna il premio 91023 a Valeria Livigni. Filippo Peralta vi omaggia con un omaggio florale e un cadeau. Sulla pergamena c'è scritta la motivazione, e l'onorevole invece ha un cadeau per quanto riguarda. Bene, grazie. Allora, adesso passiamo invece, c'è un altro momento di questa serata. Vogliamo parlare di un evento che si è svolto negli ultimi tre giorni qui a Favignana, ed è l'evento, quello che comunemente viene chiamato l'evento dei rossi, e in realtà si chiama Red in Sicily. E chiamerei qui sempre su questo meraviglioso palco i tre organizzatori dell'evento, che sono Filippo Peralta, Enrico Malato e Max Ferreri, che accoglierei anche con un applauso, perché rappresenterò io tutti e tre, perché Max è qui che lavora, che sta facendo servizi per il telegiornale,
Enrico ha avuto un contrattempo e non è potuto venire, però diciamo che abbiamo vissuto questa bellissima esperienza. Tra l'altro questo... tu sei quello più rappresentativo. Esatto, io sono rappresentativo, si vede la mia forte chioma rossa. Abbiamo vissuto questa bellissima esperienza, sì, per la seconda edizione, con tutte le difficoltà, diciamo, che ci sono quest'anno nell'organizzare eventi, però l'unica cosa che dico è che abbiamo avuto la presenza dell'organizzatore del raduno dei capelli rossi che si fa in Olanda, che lì lo fanno da 18 anni e c'è ovviamente tanta merce che partecipa, tante persone che partecipano con i capelli rossi, e ci ha comunicato che quello di Favignana è stato l'unico evento al mondo che si è fatto quest'anno sui capelli rossi, perché diciamo tutti gli altri organizzatori hanno fatto un passo indietro, noi siamo stati più folli, avventurosi e temerari, ci siamo avventurati, ma comunque è il progetto di promozione turistica del territorio che va sempre fatta, quindi per questo abbiamo deciso di fare anche questa seconda edizione. Diciamo che anche se è stata un'edizione un po' particolare, esatto, e sapevate già in partenza che sarebbe stata così, avete deciso di farlo lo stesso, sì, e siete andati per due mesi, abbiamo fatto comunicazione sulle isole Egadi, quindi comunque abbiamo fatto sempre promozione del territorio. Sappiamo già 2021, voi ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, infatti andiamo sempre più. Il direttore artistico è sempre in anticipo sui tempi, ci stiamo lavorando. Bene. Andiamo avanti con il premio. Con il premio. Ok, allora grazie a Filippo Peralta, grazie a Max Ferreri e a Enrico Malato che hanno così animato con la loro organizzazione quest'isola in questi giorni col Red in Sicily. E adesso è arrivato il momento di riascoltare, anzi lo chiamiamo qui così scambiamo anche due battute, Toti Lofaso. Eccolo qua, Toti Lofaso e il suo leggio. Buonasera. Oh, buonasera a te. Allora, Toti Lofaso, giovane, lo diciamo ormai ogni anno che sei un giovane cantante, in realtà ormai sei approdato alla maggiore età, diciamo, ti abbiamo conosciuto, eri molto giovane, non so, probabilmente alcuni di quelli che sono qui, insomma, avranno visto già Toti Lofaso, sentito Toti Lofaso. Allora, come sta andando innanzitutto la tua carriera artistica? Allora, naturalmente, essendo a 19 anni, uno deve decidere cosa fare nella vita. Sì, non fare grandi annunci, però. No, assolutamente. Quindi diciamo che... Ti sposi? No. No, ancora no. Parliamo di musica. Parliamo di musica e parliamo di progetti. Sicuramente uno dei progetti che sto per appunto fare è quello di un album con 3 inediti e 7 cover che sono, diciamo, rappresenta un album molto versatile. Varia dal genere moderno al genere classico, diciamo in maniera più spicciola, dal pop alla lirica, insomma, per cercare di essere a 360 gradi. Bene. Ti abbiamo sentito prima con un brano, dicevamo, di Del Volo, fa parte Ignazio Boschetto, che marsalese lo sapete, e Grande Amore, con il quale lui vinse il Festival di Sanremo nel 2015. Adesso invece ti esibirai con un brano facilissimo, diciamo, da cantare, e vabbè, lo facciamo ascoltare e basta. O Sole Mio, Toti Lofaso. Grazie. Ma tu sole, che un bello
fronte a te. Ma bene quasi la malinconia, sotto la finestra tu arresti l'unica, quando fa notte e il sole se ne scende. Fronte a te, oh sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Stan fronte a te, oh sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Lo faso fischiando. Complimenti. O sole mio. Allora, o sole mio, sai di chi è, vero? Te lo ricordo. Sì, lo so. Vabbè, non è di Biagio Antonacci, perché mi diceva, è Biagio Antonacci, no. Allora, per fortuna, esattamente. Speriamo che non faccia mai una cover, perché sta facendo di tutto, magari lo fa anche lui. Allora, chiamiamo il presidente della Proloco, lo rivolgiamo qui con noi Massimo Saladino, e chiamiamo anche qui il maresciallo Rosano, comandante della Capitaneria di Porto di Favignana. Dov'è? Ecco. Benvenuto. Benvenuto comandante. Presidente, allora parliamo di un evento importante per questo territorio, della permanenza dell'Amerigo Vespucci qui a Favignana. La Proloco ha avuto il piacere di dare il benvenuto e hanno buttato l'ancora a Lido Burrone, si sono fermati 3 giorni. Che esperienza è stata e che emozione è stata? L'esperienza è stata unica. Diciamo che il suggerimento dato al presidente della Proloco di approfittare di questo passaggio dato dall'amico Filippo Peralta ha messo subito in moto il presidente, che ha disturbato il comandante Rosano, che è stato di una velocità assurda a far realizzare questo sogno che rimane a lega di quale il fatto di aver portato all'Amerigo Vespucci un libro di Antonio Noto che rappresentava tutte le foto dell'Egadi. E siccome ho la duplice veste che sono il presidente del Rotary Marcello Ebeviso Legati, ho dato pure il gagliardetto del Rotary, e il comandante dell'Amerigo Vespucci mi ha dato il crest che si dà alle autorità in quel caso, e abbiamo scambiato delle foto. Quelle foto andranno sull'albo dell'Amerigo Vespucci e rimarranno là, quindi saranno indelebili del passaggio. Questo è come poter sfruttare un'occasione per renderla, fare promozione del territorio. Il ringraziamento al comandante Rosano, che ha fatto tanto per far avverare questo. Un'eccellenza nel mondo che è stata qui, anche per lei che emozione è stata?
Un'emozione sicuramente bellissima, avere la nave più bella del mondo, così è definita, e nell'arcipelago delle Egadi sicuramente non fa altro che portare in alto il nome di Favignana e delle Egadi. Speriamo che il prossimo anno, se riusciamo a riportarla nuovamente qua, sicuramente è una cosa eccellente per le Egadi e per tutto. Bene, speriamo. Bene, bene, allora... chiamiamo Filippo Peralta di nuovo qui per annunciare il premio, il prossimo premio, il prossimo riconoscimento. Il premio 91023 va a... Il prossimo premio verrà conferito a Janet Bertolini. Benvenuta, complimenti, premio. E allora leggiamo la motivazione a Gianette Bertolini per la sua testimonianza di come tenacia, impegno e amore per il territorio possano permettere di raggiungere risultati di rilievo sia a livello personale per propri traguardi di crescita professionale che per la promozione del territorio, che nello specifico del mare fa il primo veicolo di conoscenza e linguaggio privilegiato. Un plauso le va rivolto in modo particolare per aver integrato all'aspetto sportivo e anche lo scopo di focalizzare l'attenzione sulla fruibilità del mare che appartiene a tutti, e per il suo appello alle istituzioni di realizzare degli scivoli per gli accessi al mare, per i disabili e per le persone con mobilità ridotta. Per questo motivo conferiamo il premio 91023 Eccellenze delle Isole Egadi a Janet Bertolini. Complimenti. C'era il presidente della Provoco che voleva dire una parola. Allora, io sono particolarmente emozionato perché questa sera è proprio per quello che riguarda la Prologo, è premiata una persona del territorio, una mamma, una donna, un insegnante, un atleta. Io ho avuto la fortuna di conoscere il papà perché da piccolo lo aiutavo al burrone a... scusate, sono emozionato ad attaccare l'hobby che è il catamarano con cui il signor Bertolini mi portava con sé a fare il giro. Quindi per me questa sera è veramente importante premiare la donna Janet Bertolini. Allora consegna il premio il comandante Rosano. Bene, bene, ci avviciniamo per la foto ricordo. Arrivano anche i fiori, il cadeau anche per il comandante. Facciamo una foto ricordo, qui sono, come vedete, parecchi fotografi e cameraman, insomma, a riprendere questo evento, che poi troverete anche a spessori nei social, insomma, e non solo nei social, e quindi insomma resterà anche il ricordo di questa serata, così come trovate anche il ricordo delle prime tre edizioni del premio 91023. Ok. Disposto, mi metto vicino alla signora Bertolini, a cui faccio i miei complimenti personali per questa impresa incredibile che lei ha compiuto, ma siamo rimasti anche molto colpiti. Ho ascoltato personalmente una sua intervista che parlava appunto dell'aspetto sociale di questa esperienza e dell'invito che lei ha rivolto al territorio, a chi se ne dovrà occupare, di non perdere di vista i bisogni delle persone più fragili. Intanto grazie, un grazie sincero e doveroso per questo riconoscimento. Allora, io ho voluto fare questa traversata per la seconda volta, perché la prima volta l'avevo fatta a 16 anni, e proprio per diciamo focalizzare, ecco, l'attenzione sul fatto che il mare deve essere fruito da tutti e non deve avere assolutamente barriere, quindi è giusto che anche i più deboli, i più fragili possano accedere a questa grande risorsa, perché il mare dà un'energia e offre benessere, e quindi tutti devono poterlo fruire. È giusto che anche i disabili, le persone con mobilità ridotta, chi ha difficoltà nei movimenti possa arrivare al mare, anche degli accessi anche al porto che non ci sono. Quindi io faccio un appello proprio per sensibilizzare su questo aspetto. Tra l'altro siamo pure in campagna elettorale, quindi è giusto che i candidati sindaco mettano nel loro programma uno di questo punto fondamentale. Grazie. Bene, bene, complimenti per l'iniziativa, complimenti per il premio.
Nella pergamena troverà la motivazione che prima ha letto Filippo Peralta. E a questo punto vi congediamo. Sì, grazie ancora, grazie comandante, grazie al presidente della Proloco Massimo Saladino. Allora, noi andiamo avanti con lo show, perché questo è anche uno show, una serata evento, quindi un altro momento musicale con Toti Lo Faso. Intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Dentro e fuori, intorno a noi, un silenzio breve, poi fondo gli occhi tuoi, bruciano i miei. Buonasera,
si accende un'altra volta per me. Grazie. Toti Lofaso, grazie Toti. Grazie Toti. Grazie Toti. Allora, Mimmi, noi chiamiamo di nuovo qui il presidente Massimiliano Saladino, il presidente della Prologo, e chiamiamo anche il comandante dei carabinieri della stazione di Favignana, il maresciallo Di Girolamo. Sei qui con noi. Sì, è qui con noi, possiamo anche fare un applauso. Ecco, è arrivato. Ecco. Buonasera. Buonasera, buonasera, prego. Benvenuto. Al centro. Noi sappiamo che lei lascia questo posto. Purtroppo sì. Mi aspettavo di fare l'annuncio ufficiale qui davanti a tutti, però insomma, visto che mi avete chiamato in causa, insomma, ufficializzo il mio passaggio, diciamo, dopo quasi 16 anni da Favignana. Andrò a Marsala, andrò a fare il comandante della sezione radiomobili di Marsala, e un incarico insomma che credo sia abbastanza impegnativo. Conosco Marsala perché è il mio paese, insomma, e ci vivo quando non sono a Favignana. Non conosco bene ancora quelle che sono le problematiche dell'incarico che andrò praticamente ad affrontare. Lo faccio con molta tristezza nel cuore, perché Favignana, insomma, l'ho conosciuta quasi 16 anni fa. Ci sono venuto qui perché ho sentito così di fare questa esperienza. Non mi aspettavo di trovare gente veramente meravigliosa a Favignana. Ho conosciuto tante persone che sono diventati miei amici, persone che stimo veramente. È un territorio bellissimo. Vado via a malincuore perché, ripeto, a volte giunge il momento in cui nella vita bisogna fare un passo avanti o un passo indietro, insomma, non so, ognuno la pensi come vuole, però bisogna fare delle scelte di vita. La mia è anche una scelta familiare, e sicuramente non è un addio, ma è un arrivederci. Bene, grazie. Complimenti. Buon lavoro, io comprendo benissimo la sua emozione, succede per tutti così, chi deve lasciare Favignana se la porta ovviamente nel cuore, come tutte le isole. Buon lavoro per quello che arriverà a Marsala, che è la nostra città. Bene, allora, chiamiamo di nuovo Filippo Peralta, che ci porterà il premio, ce l'ho già in mano, ma lui annuncerà l'ultimo premio che consegniamo questa sera. Conferiamo il premio 91023 a Stefania Auci. Eccoci qua, raggiungiamo. Buonasera. Leggo la motivazione. Per aver ricostruito con la sua scrittura visiva, che si immerge nei luoghi e nella storia, un appassionante spaccato di storia pubblica, privata e di costume, per aver raccontato di una famiglia da leggenda, i Florio, artefici a Favignana di un metodo rivoluzionario per conservare il tonno, sott'olio e in lattina, che ne ha rilanciato il consumo, per il prezioso contributo che ha dato alla grande letteratura con pagine dense di passione e di grazia, per aver scritto un romanzo indimenticabile, che conferisce al territorio, ai suoi paesaggi, alla sua tradizione e alla sua narrazione un'impronta di ulteriore prestigio, che è stato e sarà volano per lo sviluppo turistico e dell'economia locale. Per questo motivo conferiamo il premio 91023 Eccellenze delle Isole Egadi a Stefania Auci. Lo conferisce il comandante, che sappiamo essere un fan di Stefania Auci. È un momento che possiamo, è un momento privato, privatissimo, allora non possiamo, sarebbe stato curioso di sapere, però non ci vogliamo intromettere nelle storie familiari. Allora, cosa stiamo facendo, la foto ricordo, sì, di questo premio, di questa consegna che è appena avvenuta, insomma, dell'ultima. Adesso Iana parla. Sì, lasciateci sole.
Allora, cosa dobbiamo dire del Leone di Sicilia? Il successo di questo bestseller che non finisce mai e non finirà, perché sapete tutti che è in arrivo la seconda parte del Leone di Sicilia, il secondo volume su cui Stefania è già al lavoro da un bel po', un successo mondiale che ci ha incantati tutti e che a Favignana riveste veramente un significato particolare anche per te. Beh, l'anno scorso eravamo insieme quando abbiamo presentato il volume alla Tonnara Florio, è stata un'emozione enorme. Senza nulla voler togliere a questo luogo meraviglioso, credo che davvero parlare della storia dei Florio nei luoghi dei Florio sia quel qui pluris che può davvero dare luce a questa storia. Io sono semplicemente la persona che l'ha scritta la storia. La storia è già esistente, è qualcosa che appartiene al nostro patrimonio, alla nostra cultura, alla cultura di quest'isola. E io personalmente mi sono resa conto di una cosa, lo dico con stupore, quasi con un senso di ringraziamento. È pazzesco vedere le persone che leggono questo libro in questi luoghi. Ed è come se cercassero il dove si muovono le persone che si muovono all'interno del libro nei vari territori, negli spazi per esempio della Tonnara o del Palazzo Florio. Quindi davvero l'emozione cresce, diventa più forte, diventa più intima anche. Sì. Ma c'è anche un'altra cosa che mi colpisce. Molti di voi, insomma, la notizia è uscita, sanno che si spera, pare che debba essere fatta la serie televisiva. È una certo. Cosa che mi auguro è che un giorno, quando finalmente si daranno il via alle riprese, che la serie venga girata qui, in questi luoghi, valorizzando il nostro territorio. Non soltanto Favignana, ma anche Marsala, ma anche Trapani, cioè parlare dei luoghi che ci appartengono. E perché no? Voglio essere, questa volta sì, voglio essere, come dire, superba. Sperare che grazie al mio lavoro si crei quel circolo virtuoso che abbiamo già visto essere possibile con i luoghi di Montalbano. Io sono reduce da poco dall'esperienza fatta con le vie degli scrittori, quindi sui luoghi di Sciascia, di Camilleri, di Rosso di San Secondo, di Tomasi di Lampedusa. Si crea il legame tra l'immagine, tra il televisivo, l'immaginario collettivo che viene appunto colpito, il testo, è quello che tutti noi riusciamo poi a recepire e cerchiamo di ricordare nei luoghi in cui queste cose, queste immagini, queste storie sono vissute e sono state girate. Per cui io sinceramente sarei orgogliosa e onorata se questo libro potesse portare ancora di più alla ribalta la bella realtà che è rappresentata da Favignana. Vorremmo ancora una cosa, noi vogliamo forse troppo, ci piacerebbe che ci fosse un progetto legato anche a Palazzo Florio che lo facesse rivivere per come è stato quando c'erano i Florio che lo abitavano, lo vivevano. Che... Sarebbe stupendo. E dico di più, esiste a Palermo l'archivio della famiglia Damiani Almeida, in cui sono conservati i disegni originali. Ho avuto modo di visionarli. Sono conservati i disegni, le planimetrie, le indicazioni, le disposizioni delle stanze all'interno del palazzo, fino quindi per tutto all'ultimo piano, che erano fondamentalmente dei locali di servizio. Quindi perché non immaginare di poter creare una villa dei Florio nei luoghi dei Florio? I mobili non ci sono più, non abbiamo più probabilmente la facilità di poter reperire magari i mobili dell'epoca, perché questi erano mobili neogotici, non parliamo di mobili della ditta Ducros, quindi del Liberty. Gli interni di Palazzo Florio erano prevalentemente arredati con mobili del periodo appunto della fine dell'Ottocento, quindi andava di moda il neogotico. Però perché non pensare a questo? Una collezione di porcellana della ceramica Florio, una collezione di mirabilia della famiglia, di fotografie, lettere, scritti, anche lì. Sarebbe secondo me un altro punto, un altro spunto per pensare a valorizzare il binomio fortissimo che è legato la famiglia dei Florio, soprattutto di Ignazio, il senatore Ignazio, con questo territorio che ha veramente dato loro il volano per tanto tempo dal punto di vista economico. Grazie Stefania. Grazie a voi. E fai presto per il secondo volume, che lo aspettiamo con ansia. Consegniamo il premio. Comandante, consegna il premio, prego. Allora, arrivano anche l'omaggio floreale e il cadeau del comandante dei carabinieri. Bene,
grazie. Siamo delle cantine in torcia. Sì. Grazie, grazie, grazie. 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 Scusatemi, io colgo l'occasione prima di lasciare, come ha detto questo signore qui, il palco, che poi è un palco bellissimo. Bellissimo. Voglio ringraziare il signor Peralta e il signor Massimo Saladino, che ogni anno mi fanno, insomma, riescono a farmi emozionare quando arriviamo all'appuntamento del premio 91023. Grazie tante e spero di esserci anche l'anno prossimo in veste privata. Grazie, buonasera. Grazie. Bene, grazie. Nini. Allora, quest'anno è stata un'edizione ovviamente un po' particolare, ma dobbiamo allo stesso ringraziare chi ha sostenuto questa iniziativa anche quest'anno. Ringraziamo l'Assemblea Regionale Siciliana che ha patrocinato l'evento e alcuni sponsor che non hanno mai smesso di credere al potenziale della Prologo, di cui parlavamo prima, e agli eventi, insomma, che promuove la stessa sul territorio. Ringraziamo quindi la SEA, Società Elettrica di Favignana, le cantine in torcia, la Vitaggio SRL Forniture per Ufficio. E poi un ringraziamento particolare, direi anche un applauso, va all'Hotel Cave Bianche, al titolare Livio Gandolfo, alla signora Maria e a tutto lo staff che ci sta ospitando questa sera. Veramente una location meravigliosa. Complimenti. Grazie anche a Maria Peralta di Foto e Fantasie per le foto, a Max Ferreri, a Salvino Martinciglio per la parte video, a Michele Torrente, Service, Audio e Luci. E noi chiamiamo Nini sul palco, qui assieme a noi di nuovo, Massimo Saladino e Filippo Peralta. Saluti finali, siamo arrivati alla conclusione. Vedo che scorrono anche, c'erano sulle sedie, avete trovato anche un numero di Ega di Ce, che è il nostro media partner, e itacanotizie.it. Allora, battute conclusive. Sì. Soddisfatto, sì, della serata, considerato che siamo in uno stato di pandemia. Ringrazio tutti, forse l'ordine, i premiati, coloro che sono presenti, il proprietario della location, l'onorevole Pellegrino, Lars, tutti i sponsor che hanno permesso sin da quando si è costituita la Prologo, sono stati sempre molto vicini. E questa sera la Prologo ha una targa per una grande persona, per un grande imprenditore, un local manager, Filippo Peralta, che mi è stato personalmente a me sempre vicino, e alla Prologo dal momento in cui si è costituita. Questo ragazzo, questo papà, questo uomo ha fatto veramente sacrifici, perché siamo al quarto anno, sono stati veramente duri per fare qualsiasi cosa, abbiamo passato veramente... abbiamo fatto tanti sacrifici, e questa è una targa. Apriamola, facciamola vedere. Ecco. È una targa che è niente per quello che merita questa persona. Mi sento di la Prologo, quindi di ringraziare Filippo Peralta. Grazie, grazie Massimo, veramente per me è stato un onore stare al tuo fianco in questi anni. È vero quello che tu dici, abbiamo fatto tanti sacrifici, però ci siamo divertiti. Comunque, quello che interessa a me personalmente è quello sempre portare avanti il territorio dove vivo, territorio che amo follemente e che ho deciso, che molti magari alle volte pensano, fanno le valigie e vanno via, ma io questo pensiero non l'ho fatto mai, perché gli altri vengono da noi e ci dicono siete fortunati a vivere qua e io me ne devo andare, non vedo il motivo. Quindi grazie, grazie Massimo, e speriamo in future collaborazioni. Grazie a voi, grazie, tutti. Grazie a voi, grazie tutti. A voi. Grazie. Ringraziamento più grande a voi, che siete rimasti, grazie, siete venuti qui questa sera ad assistere a questo spettacolo, a questa serata evento. Ci auguriamo, insomma, di tornare l'anno prossimo, direttore artistico, l'anno prossimo. Ci lavoriamo. L'anno prossimo, magari speriamo senza mascherine, non lo sappiamo, ma siamo fiduciosi e siamo ottimisti. Allora, possiamo, ci congediamo, sì? Sì. Abbiamo detto tutto? Ci congediamo, noi abbiamo un altro momento musicale, però non andate via, perché poi c'è un buffet a bordo piscina, è una sorpresa. Nini, adesso? E adesso richiamiamo qui e ringraziamo ancora una volta, lo facciamo con un grossissimo applauso, Toti Lofaso.
tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, me ne mora così, guarda a me te. Vorrei sapere una cosa da te, e che quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? Che dille una volta sola, si pure tu queste domande. Una cosa che tu stesse non sai, una cosa che non hai avuto mai, mai, non bene a così grande. Dille che mi va bene con me voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessi non sai, una cosa che non hai avuto mai, mai, non bene a così grande. Show you the
sangue di delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare nella bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e mi credetti di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena. Grazie mille, grazie.